Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game. Siamo tornati nel mondo di Deponia, The Complete Journey, in particolare su Addio Deponia. Adesso voglio fare una cosa. Ah, questo è il salvataggio del 25 ottobre, ma io carico quello del 13 ottobre perché è lo stesso punto, come si può notare, ha la comodità che posso usare la rotellina per aprire ogni cosa. Giusto? No? Non lo fa. Perché? Non so cosa sia successo, ma va bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere qualche oggetto. Per esempio c'è qua un tagliacarte. Passo. A cosa ti serve un tagliacarte adesso? Per aprire la mia posta, che altro? Che posta? La proposta. Ma che vuol dire? Beh, insomma, la proposta di condividere la casella postale. Che altro? Oh. Oh cielo, mi sento così scombussolata che lo trovo persino dolce. Ah, poi vediamo un po', pulsante del cassetto, pulsante del letto, quale devo premere? Cassetto? Ok, e prendiamo le scarpe intanto. Benissimo, qui c'è un coperchio e qui c'è la porta. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. Oh. Posso aiutarla? Che cosa ci fa lei qui? Faccio la guardia alla porta, ispettore. Ah, capisco, d'accordo. Posso fare qualcosa per lei? Beh, potrebbe farsi da parte. Mi piacerebbe verificare che sia tutto in perfetto ordine a bordo. Negativo. Il governatore ha ordinato che tutti i passeggeri rimangano nelle loro cabine. Cosa? Ma che vuol dire? Perché mi ostruite il passo? Ordini del governatore Argus. Teme che degli intrusi siano riusciti ad accedere a bordo della nave senza autorizzazione. Intrusi? È inconcepibile. Ah, non si preoccupi, li prenderemo. Anche se dovessimo perquisire ogni singola cabina. Ha appena detto che sta cercando degli intrusi? È ridicolo. Forse, o forse no. Nel peggiore dei casi si tratta di deponiani ribelli. Fastidiosi, ma inoffensivi. Dunque non si preoccupi, ispettore. È tutto sotto controllo. E lei sarà al sicuro finché resterà nella sua cabina. Ok. Ha intenzione di perquisire anche la nostra cabina? Per quale motivo? Ha qualcosa da nascondere per caso? Cosa? Io? No, no, bene, forza, prosegua. Non ci vorrà molto. Non c'è nessun altro qui. Scusi il disturbo, ispettore. Vado subito a rioccupare il mio posto, se è d'accordo. Ah. Va bene, qui c'è un coperchio. Ah, è solo un lavabo. Ma, ehi! C'è un distributore di caffè! Di nuovo! Cosa succede? Altra polvere? Ebbene, cos'è che abbiamo qui? Caffè servito in tazze di plastica. E io che pensavo di viaggiare in prima classe. Ok. Pulsante del letto. Oh, bene, andiamo a letto. Gal, il letto è pronto. Non provare nemmeno a fare quella voce con me. Andiamo. Quale a voce? E basta, ci siamo intesi? L'hai già detto. Sì, ma non mi hai ascoltato. E fammi il favore di tenere addosso i pantaloni, ok? Anche se fosse solo per le videocamere di sicurezza. Videocamere di sicurezza? Vuoi dire che ci stanno filmando? E che qualcuno ci sta guardando? Ops. Magari non in questo preciso istante, ma sono sicura che registrino tutto e rivedano i filmati periodicamente. Ma certo, perciò sarebbe davvero stupido togliermi il travestimento, eh? Eh già, rovineresti tutto. A meno che qualcuno non accedesse al computer centrale in tempo per cancellare il filmato, giusto? C'è qualcosa che vuoi dirmi, Rufus? No, no, finisci pure il tuo rapporto. Nel frattempo io farò qualcosa di molto ragionevole.
Niente a che vedere col cercare un modo per raggiungere il computer centrale o cose del genere. Mm-hmm. Anzi, tutto il contrario. Farò qualcosa di noioso. Qualcosa che non ti renderà affatto sospettosa. Benissimo. Adesso vediamo un po' cosa c'è. Condotto da aereazione. Vediamo cosa succede con il tagliacarte con il condotto. Sì, potrebbe funzionare. Oh, apri il condotto. È chiaramente un condotto da aerazione, non uno scivolo per l'immondizia. Ehi, con questo speciale sapere mi sento già come un vero elisiano. Allora, preferisco portare addosso le mie cose, anche se devo riconoscere che non c'è molto spazio in questi panni. Se io volessi farlo salire. Il condotto porta alle profondità della nave, ma da qui è difficile dire dove esattamente. Il condotto porta ad... Va bene. Ok, ci sono riuscito in qualche modo. Fine tragitto. Wow. Dove mi trovo? Non ho la più pallida idea. Centrale. Che posto da sballo. Scommetto che sarebbe ideale per fare una mega festa. O magari per eliminare le videoregistrazioni. Allora, c'è... Dovrei riuscire a cancellare le registrazioni video da quei terminali. Ma okay, prima devo trovare il modo di scendere lì. Dovrei riuscire a cancellare. Ma prima devo. Ok, qua cosa dice? Oh, quello deve essere il computer centrale. Per qualche ragione immaginavo che fosse. Non so, un po' meno funky. Dovrei. Ma prima devo. Stessa frase. Poi c'è qui. Pare che la pulizia sia prioritaria qui. Il tappetino è così pulito che ci potrei mangiare sopra. Mi sa che qua sarà una... Dovrò fare una scena alla Mission Impossible. Tom Cruise. Ok. Adesso prendo le scarpe di Kletos. Vediamo cosa succede se le mischio con l'armadio. Grandioso. Un osservatore meno acuto di me potrebbe facilmente sospettare che ci sia qualcuno nascosto nell'armadio, il che significa sostanzialmente che ci cascherebbe chiunque. Quindi non dovrebbe essere complicato trovare una vittima per il mio scherzetto. Ma dove? Che spavento! Ma sono solo le scarpe. Posso aiutarla? Intende perlustrare di nuovo la nostra cabina? Per quale motivo? Pensa che possa essermi sfuggito qualcosa? No, no, bene, forza, prosegua. Non ci vorrà molto. Ah, lo sapevo, c'è qualcuno nascosto nell'armadio. No, non c'è nessuno. E poi come sarebbero potuti arrivare fin qui? Scusi il disturbo, ispettore. Vado subito a rioccupare il mio posto, se è d'accordo. Adesso cosa dovrei fare? Forse ci siamo, vediamo. Posso aiutarla? Intende perlustrare di nuovo la... Per quale motivo? Pensa che po... No, no! Non ci vuole... Ah, lo sapevo! C'è qualcuno nascosto nell'armadio! No, non c'è nessuno. E poi come sarebbero potuti arrivare fin qui? Scusi il disturbo, ispettore. Vado subito a rioccupare il mio posto, se è d'accordo. Non ho capito... So che devo fare qualcosa, ma non so cosa.
proprio in questo modo. Posso aiutarla? Intende per lustrare di nuovo la nostra cabina? Per quale mezzo che... No, no! Non ci va... Ci vado subito a rioccupare... No, mi torna... No, non dovevo fare questo. Ok. Vediamo se ho capito. Posso aiutarla? Intende... Per quale mezzo che posso... No, no! Non ci vorrà... Ah, lo sapevo! C'è qualcuno... E poi come sarebbe... Scusi il disturbo, ispettore. Vado subito a rioccupare il mio posto. No. Adesso perché è bloccato? Sarà perché manca la rete. Oh, andiamo. Sarà per... Grazie. Non capisco. Faccio un ultimo tentativo. Posso aiutare? Intende per lustrare di nuovo la nostra... Per quale modessa che... No, non ci vorrà... Ah, lo sapevo, c'è qualcuno. E poi come... Scusi no, il disturbo, vado subito a... Non capisco cosa dovrei fare. Provo a continuare con le conversazioni, con le altre frasi allora. Posso aiutare? Ma non c'è bisogno di controllare i video della sicurezza, non è così? Non si preoccupi, faremo tutto il necessario per mantenerla al sicuro. Cosa che non include i video della nostra camera, vero? Negativo, ma non si preoccupi, ispettore. Il contenuto di quei video verrà trattato con la massima discrezione. E se è vero quello che si dice sulle sue ultime registrazioni, non saranno poi così eccitanti in ogni caso. Insisto affinché mi faccia uscire dalla mia cabina. Non è possibile, ho i miei ordini. Tutto questo rasenta la molestia. Dopotutto io sono un elisiano. Lei non ha diritto di trattarmi in questo modo. E ha tutto il diritto di presentare un reclamo. Siamo dei prigionieri. Niente affatto, ispettore. Ho ricevuto istruzioni per trattarla come se lo fosse. Tuttavia non c'è alcun motivo per sospettare che abbia tradito l'organo. Benissimo. Intende per lo... Per quale motivo pensa che... No, no. Non ci vorrà... Ah, lo sapevo. C'è qualcuno... E poi come sarebbe... Scusi no. Il disturbo. Vado subito. E allora... Mi viene in mente di provare un altro modo. Posso aiutare? Allora mi conviene. Esattamente. Ma non avrò dimenticato qualcosa. Rete del letto, vediamo. Forse la devo unire a qualcosa? Preferisco portare addosso le mie cose, anche se devo ric... Preferisco qua? Portare anche se devo ric... Qui? Per quello mi servono solo... E un bigliettino da visita che conferma... Per quello mi... E... No, niente. No. Sto provando tutte le maniere. Per quello mi servono... E... No, niente.
qui. Quello mi... No. E qua sopra, il condotto. Ok. Riprovo, vediamo se ho creato una trappola. Lo so io. Intendo... Per questo che... No, no. Non ci vorrà... Lo sa, c'è qualcuno nascosto nell'armadio. E poi come sarebbero... Ma questo che cos'è? Qualcuno è scappato attraverso il condotto d'aerazione. Ehi, c'è qualcuno? Ehi! Vediamo che succede. E qua cos'altro succede? Me ne sono liberato. Vai! Cosa? Che stai facendo là dietro? Niente. Non ho appena neutralizzato in un modo davvero strafico la guardia che stava fuori dalla porta. E non l'ho neppure rinchiusa nel letto pieghevole. Per niente. Ma se l'avessi fatto avresti dovuto vedermi, perché è stata una vera e propria figata. Oh, sarebbe stata. Ma è ovvio che non ho fatto niente di tutto ciò, mi conosci? Certo che no. Altrimenti sono certa che avresti detto qualcosa di super fico. Notte notte. O sogni d'oro. Qualcosa del genere. Sì, esatto. Io... Chio ha ragione. Usciamo di qua. Tappetino. Pare che la pulizia sia prioritaria qui. Il tappetino è così pulito che ci potrei mangiare sopra. Ah, qui si torna in cabina. Qui non so cosa ci sia. Oltrepassa la porta. Qui. Sono sicuro di aver già visto quest'angolo prima. Pensavo di esserci stato per la prima volta. Non c'è dubbio. Sto girando in tondo. Credo che dovrei pensare a qualcos'altro. Attraverso il ponte, attraverso il ponte. Qui dove vado? Ok. Credo di aver fatto un po' tutto. Adesso vengo di qua. Risalgo. Uso il caffè della Beppina sul tappetino. Ops. Ma che... Oh, cacchio! E infatti pare ci sia un robot addetto alla pulizia dei tappetini. È davvero un portabibite. Figo! Ma prima devo trovare il modo di scendere lì. È davvero un po'... Ma prima devo trovare... Vediamo se c'è un altro sistema. Eccolo! È davvero un portabibite. Figo! Ok, ho messo questo sopra. Cos'altro devo fare? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Vi voglio lasciare quindi in sospeso questo episodio, questa sezione. E semplicemente ho voluto appoggiare sopra il robottino, visto che ha questo porta bicchieri, il bicchiere. Scopriremo la prossima volta cosa succederà. Ciao a tutti!